Ciao, in questo video andiamo a vedere come lavorare sul foglio di Notion che ti ho condiviso con un workout sui sedicesimi continui sulle pentatoniche. Allora, innanzitutto, come prima cosa, dobbiamo familiarizzare con le cinque posizioni delle pentatoniche e per farlo dobbiamo farlo in tutte le tonalità. Quindi io qua ti ho riportato quella in sol maggiore che ti troverai sulle cinque pentatoniche. Da qua, anche solo visivamente, puoi già andare a cercare delle geometrie che poi si ripeteranno. Io spesso uso il fatto di sapere dove è la tonica per andarmi a cercare la geometria, vedere i gradi che ci sono vicini, per poi andare a diteggiare in maniera appunto comoda. Un'altra cosa che posso consigliare, ad esempio, è l'ottimo metodo di Alex Lofoco che ha sviluppato questa cosa sui colori, quindi lui va a fare delle certe diteggiature utilizzando come schema mentale dei colori. Vale per le scale, vale per le pentatoniche, per qualunque cosa tu possa suonare. Comunque tu cerca di trovare dei punti di riferimento che siano tuoi e che ti facciano appunto ricordare quali sono queste posizioni. Io vado a suonare sempre nelle pentatoniche due note per ogni corda, quindi in prima posizione io suono Sol e La, poi cambio corda e suono Si e Re, quindi vedi che suono sempre due note per corda. Da qua sono andato a prendere le figurazioni che hanno dei sedicesimi continuativi, quindi non hanno pause nei sedicesimi, di cui mi sono fatto ispirare dal video di Federico Malaman, in cui lui va a suonare appunto sulla prima posizione di Sol pentatonico tutte le figurazioni possibili e immaginabili, andata e ritorno. Io ho preso soltanto quelle dove ci sono i sedicesimi continuativi. Perché vado, quel che mi interessa fare in questo workout è quello di far lavorare le dita sui sedicesimi per cercare di aumentare la precisione e la velocità. Nulla, ti vieta comunque di andare a prendere qualunque altra figurazione ritmica. Puoi trascrivere quelle del video di Malaman, oppure comunque andarti a prendere figurazioni ritmiche e lavorare su quello, se pensi che quello possa comunque aiutarti a migliorare in qualche modo. In questo workout lavoreremo su queste tre figure, cioè la 2 più 2, in cui vado a suonare due note, poi cambio corda, Sol, La, Si, Re, Re, poi torno giù, 2, 2. La seconda figurazione è quella dell'1 più 3, quindi un Sol e 3 La, un Si e 3 Re, un Mi e 3 Sol, 1, 3. Quindi scendendo, quando raggiungo la parte alta, salendo farò La, Si. Scendendo farò Si, La, quindi sempre 1 più 3, ma partendo dalla seconda e tornando indietro, quindi una sorta di specchio. E la terza figurazione in cui ho il 3 più 1, quindi 3 Sol e un La, 3 Si e un Re, 3 Mi e un Sol e così via, andata e ritorno. Una volta fatto questo, è importante farlo su quella tonalità in tutte e cinque le posizioni, andata e ritorno, quindi sviluppando quello che ti trovi scritto più sopra. Una volta fatto quello, dobbiamo portarlo in tutte le tonalità e qua ci viene in aiuto la pagina di Notion che ti ho preparato. Infatti, scorrendo giù, spiego proprio questa cosa. Metto a disposizione una batteria molto importante che ha i sedicesimi continuativi nel Charleston. E poi ho cassa rullante, cassa sull'1 e sul 3, rullante sul 2 e sul 4. In questo modo qua aumenta la mia precisione che dovrò andare a suonare avendo sempre un riferimento sotto di una griglia che mi va a suonare sempre tutti i sedicesimi, denotandomi le imprecisioni se rallento o accelero. Sotto ancora ho questa velocità, questo schemino in cui posso segnarmi
tutti i giorni, giornalmente, o lunedì ho fatto gli esercizi, spunto la casella, posso segnare le tonalità provate e avrò tre tipi di velocità. La velocità raggiunta quel giorno, la velocità limite, che è un pochettino quella massima che riesco a raggiungere anche suonando un pochettino sporco, e la velocità comfort, che è quella che invece riesco a raggiungere suonando tranquillamente e senza fare errori. Quindi ti consiglio di riempirla giornalmente se riesci. Questo può essere, appunto, la pagina di Notion è proprio uno stimolo per studiare in maniera precisa e continuativa. Poi a fine settimana cancelli i dati e la settimana dopo riparti da zero e puoi ricrearti tutte queste questi segni che ti fanno vedere cosa hai studiato durante la settimana. Mi raccomando, fallo in tutte le tonalità.